Allora oggi parliamo non di un bassista ma di una leggenda vera e propria, perché così possiamo definirlo: Didi Ramone, al secolo Douglas Glenn Colvin, bassista e fondatore di una delle più importanti band della storia del punk rock, ovvero i Ramones. Bene, allora lo so, quando si parla di Ramones e in più in generale quando si parla del punk rock, molti storcono un po' il naso. È una band e in generale uno stile musicale che apparentemente non richiede alcun tipo di capacità tecnica. Ma, come dico sempre, la tecnica serve solo a chi ce l'ha. Lo spirito del punk invece è lo spirito che secondo me tutti dovremmo avere sempre quando suoniamo, ovvero emanare energia, divertirsi, far divertire. E come? Bene, diciamo che i Ramone, quindi Didi stesso, hanno trovato la formula: brani semplici, veloci, 3 accordi per canzoni che non duravano neanche 3 minuti. In un loro concerto si passava da un brano all'altro e in meno di un'ora era finito tutto, 20 brani suonati a bomba, a chiodo. Questa è la loro caratteristica principale, questo è il motivo per cui i Ramones mi hanno, ma credo di poter dire ci hanno, esaltati a tutti. Questo è il punk, questi sono i Ramones. Didi era il motore di questa band, innegabilmente. Allora, vediamo un po' chi è Didi Ramone. Nato in Virginia, fondamentalmente cresciuto poi a Berlino a causa del lavoro di suo padre. A 16 anni torna negli Stati Uniti, torna a New York, nel Queens, dove conosce mano a mano tutti i suoi futuri compagni di avventura. Nel formare questa band decide di prendere questo cognome Ramone. Perché? Perché, se non lo sapete, sappiate ora, è il cognome che Paul McCartney si dava quando anche lui era in tour, andava negli hotel, dava questo nome, Paul Ramone. Ecco, lui, attratto da questa cosa e amante, ovviamente, fan dei Beatles e di Paul McCartney, decise di fare la stessa cosa. Gli altri della band lo seguirono e da lì hanno trovato anche il nome, i Ramones, appunto. Inizialmente Didi doveva anche essere il cantante di questa band, ma si è reso conto ben presto che non riusciva banalmente a suonare il basso e cantare contemporaneamente. La band nasce nel 74 ufficialmente, lui ci rimane per 15 anni fino al 1989. Anno in cui decide di tentare la strada del rap, che in realtà gli uscirà malissimo. Nei primi anni in cui non è nella band continua comunque a scrivere musica per i Ramones, dopodiché si separerà definitivamente, avrà altre formazioni, ma purtroppo, come tutti sappiamo, era molto molto dipendente da droghe varie e non ce l'ha fatta, è morto di overdose nel 2002. Cosa possiamo dire dello stile di Didi Ramone? Chiaramente non molto, ma è questo il suo bello. Didi Ramone era un bassista punk, anzi possiamo dire che è stato lui sicuramente che ha dettato gli stilemi per quello che è diventato un modo di suonare, sicuramente plettro. La cosa interessante, tutte pennate in giù e a questa velocità, vi assicuro che comunque non è assolutamente facile. Come faceva? Innanzitutto basso molto molto in basso, cioè alle ginocchia. Il lavoro che faceva lui è tutto di polso, è questo il movimento per riuscire ad andare a quelle velocità, e appunto col fatto che il basso fosse così in basso, appunto, gli permetteva di raggiungere le corde in un certo modo e non affaticarsi. Questa cosa l'ha confermata lo stesso CJ Ramone, bassista che l'ha sostituito nel 92, e che diceva che una delle prime difficoltà era proprio quello di andare a quelle velocità con il plettro, al che si è accorto che effettivamente abbassando lo strumento e giocando semplicemente col polso poteva riuscire. Quindi questo è proprio il suo marchio di fabbrica, il suo stile è fondamentalmente tutto qui. Ecco, dal punto di vista ritmico abbiamo detto sono tutti ottavi, però effettivamente si aiutava sui cambi d'accordi, metteva la prima nota sul battere più lunga, diciamo così, per far rifiatare un attimo il polso, cose di questo tipo. Vedete che già semplicemente questo Emeron, piuttosto che le note.
note lunghe permettono appunto al polso di fare una piccolissima pausa e poi riprendere. Tenete presente che i brani sono spesso e volentieri molto veloci, quindi ovviamente da qualche parte doveva fare qualcosa. Quindi tutto l'insieme di questi piccoli pochi elementi hanno caratterizzato lo stile dei Ramones, lo stile di Didi Ramone per tutti gli anni in cui li abbiamo avuti per noi. Dal punto di vista della strumentazione, anche lì altrettanta semplicità. I Ramones erano semplici in tutto, anche nel modo di registrare i dischi, nel modo di fare i concerti. Erano veramente quello che deve essere il punk: semplicità, linearità, botta, casino, divertimento. E lui come strumentazione non aveva nient'altro che un P-Bass attaccato a un amplificatore Ampeg, un filo di saturazione. Credo che più che un effetto fosse la naturale saturazione dell'ampli, ma su questo non ho abbastanza informazioni, quindi se qualcuno ne sa di più sono ben contento di sapere come faceva. Comunque sta di fatto che quello era, ovviamente lo strumento base era il plettro, quindi questo è il modo di suonare, né più né meno, di Didi Ramone, che però è assolutamente e innegabilmente passato alla storia. Ecco, io lo so che molti addetti ai lavori non apprezzano il punk in generale, se vogliamo, ma soprattutto i Ramones non vengono quasi mai presi in considerazione. Credo che, e lo ripeto, il punk comunque non sia stato solo un genere musicale, sia stato un movimento importante da un punto di vista storico, sia tuttora magari a volte uno stile di vita, e vada assolutamente preso sul serio per quello che è. Io personalmente lo trovo anche molto divertente, ma qua entriamo nell'ambito dei gusti personali. Di fatto che i Ramones, pensate, nel 92 sono stati inseriti da una rivista parecchio importante al secondo posto tra le band più importanti degli ultimi 50 anni. Nel 92 primi c'erano i Beatles. Ecco, questo dovrebbe già dirla lunga su quello che hanno rappresentato. Poi possiamo anche dire che tantissime band, tantissimi artisti gli hanno tributato la qualunque. I Motorhead hanno addirittura scritto un brano dal titolo Ramones. I Soundgarden, suonando al Madison Square Garden negli anni 90, hanno voluto assolutamente Johnny Ramone a presentarli. Il 19 maggio in America si festeggia il Joey Ramone Day, è il giorno del suo compleanno. Dal primo compleanno dopo la sua morte hanno inaugurato questa celebrazione che avviene tutti gli anni, e nel 2002 sono stati inseriti anche ovviamente nella Rock and Roll of Fame. Quindi a prescindere dai gusti personali, io credo di fatto che i Ramones siano stati una delle band più importanti di sempre, e quindi viva Didi e viva i Ramones. Hi, I'm Didi Ramone and I'd like to congratulate myself and thank myself and give myself a big pat on the back. Thank you, Didi. You're very wonderful. I love you. Thank you. Bene, anche per oggi è tutto. Come sempre, prima di lasciarti ti ricordo che sul mio sito www.davidemartini.com trovi tutti i miei videocorsi dedicati al basso elettrico, da quelli per principianti, per iniziare, per approcciarsi allo strumento, fino a quelli un pochino più avanzati dedicati a diversi generi e stili come il rock, come il blues o tanto altro ancora. www.davidemartini.com trovi il link qui in descrizione. Se non te ne frega niente dei miei videocorsi, come sempre ti dico, puoi anche pensare di venire a trovarmi sui social. Sono su Facebook, sono su Instagram e sono su TikTok. E se neanche dei social giustamente può non fregartene nulla, come ti dico sempre, puoi anche pensare di venire a trovarmi qui a casa mia. Anche per oggi è tutto, ti saluto, ciao ciao.